Per la Juve, addio sogni, per l'Inter scudetto. Questa in sintesi la partita di Torino che valeva un campionato. Tre uomini bastano a malapena per bloccare Sivori. Ma Leoncini, il solo che sembra capace di tirare in porta, difetta di precisione. Mazzola, che ha giocato una grande partita, crossa. Anzolin questa volta anticipa su Di Giacomo. Il solito Sivori, i suoi soliti narcisismi. E l'Inter libera. Punizione di corsa, Anzolin sembra in forma smagliante. Del Soli il grande suggeritore. Sivori, troppo basso per il gioco di testa, sacco, ovvero le cose più grandi di lui. Ecco il gol dei nero-azzurri, passaggio di corso a Mazzola, smarcato, e sul campo sul quale ha vinto tante volte suo padre, Sandrino conquista il suo primo scudetto. Nel secondo tempo l'Inter bada solo a difendersi. Un palo colpito da Del Sol con un gran tiro deviato da Facchetti salva Bugatti. Ancora Del Sol a prodigarsi, evita picchi, passa a Stacchini. Il giovanotto non sa cosa farsene della palla, quando tira è troppo tardi. Del resto alla Juve non sarebbe stato sufficiente un punto per lo scudetto. Ce ne volevano almeno due, poi ancora. Dunque...